Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Allora, ragazzi, bentornati sul mio canale qui con The Last of Us. Allora, stiamo andando a prendere Ellie, la nostra compagna di viaggio, in questo fantastico capolavoro di gioco, di esperienza visiva e emozionale, oserei dire. Dunque ragazzi, vi ricordo, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete, che è importante, è più importante la condivisione che l'iscrizione, ok? Andiamo avanti e scopriamo dove ci porterà questa avventura. Ovviamente con Ellie e Joel. Bene ragazzi, io sinceramente... Ok, vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Allora ragazzi, io non parlerò più di tanto perché non voglio sovrapporre le due voci, perché ovviamente è tanto parlato, è tanto comunicativo come gioco, c'è tanti dialoghi e dunque starò brevemente un pochettino in silenzio quello che potrò fare, perché ovviamente commentare il gioco ci può stare, però se volete un'esperienza più immersiva lascerò parlare più i personaggi, va bene? Andiamo avanti. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Va bene. Cosa ovviamente dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Joel, dammi una mano. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei! Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Con lui. Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok.
Siamo qui a scortare Ellie fuori da questa città. E conosciamo questo personaggio, questa fantastica amica di viaggio. Ellie, grande. Ho sentito la sparatoria, ma cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io ti seguo e basta. Allora, fatemi un po' capire dove dobbiamo andare. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali di città è un reato simile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Allora, ho capito che l'esperto sono io, però non può capire anche dove devo andare perché non mi ricordo. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali di cercarmi è un reato punibile con la morte. Non potrete dire. No. Allora è giusto qua, allora. Chiuso. Allora, fatemi un po' pensare. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Ho sbagliato strada. Forse ho sbagliato strada. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Scusatemi ragazzi, ma bisogna che mi ricordo un pochettino dove andare. Vediamo un po', però mi pare sempre qua. Linea di massima, ma cercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. C'è da subda. Scusa Ellie, ma devo un po' capire, andremo avanti e indietro, ma vediamo un po'. C'è adesso un carrello, un qualcosa. Dovrebbe essere un carrello, un qualcosa. Non capisco sinceramente, non mi ricordo dove devo andare. Allora, mi pareva strano. Ah, qua.
Di qua. Non mi ricordavo il percorso, ragazzi. Portate pazienza. Proprio il mezzo qua. No, è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente l'attività sospetta. Il mezzo qua non me lo ricordavo, eh. Ellie? Quella? Ci sei? Perfetto. Grazie. Puoi situare a pila qua. Dove stiamo andando? Lassù. Così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Aspetta Ellie, invece dammi una mano, mi tocca fare da solo, ma più così. È bello del gioco arrangiarsi. Sei? Grande. Andiamo. Beh. Dai, bella Ramsey. Dai. Andiamo. Siamo. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità? Non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. E ammazziamo il tempo. Che stai facendo? Ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Devo dire che la pioggia è più realistica in questo remastered
della PS3, ovviamente è un'altra bestia grafica, però la pioggia è più credibile. I dettagli si vedono, ragazzi, i dettagli si vedono. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Vai, prima del signore. Ok. Mi ricordavo diverso. I comandi sono un po' cambiati, eh. Di poco, però. Dai. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Allora, una mappa dei percorsi del pattuglio di zona, scritto a mano attorno al perimetro ZQ, pattuglia di ovest. Pattuglia aereo, come vai? Ah beh. Via più sicura del punto controllo. Ok, andiamo. Avanti. Allora. E mo. Guarda qua. Andiamo da qua. Tutto scuro ovviamente, perché non accendiamo la pila, perfetto. Sali e vedi se il campo è libero. Andiamo. C'è una pattuglia. Bene. A posto, dai su. Dai, piccolo. Attenta ai piedi. Pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori finalmente. Vedi qua. No,
Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Scusa! Cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane, lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci casco. Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Porca troia! Ho 2 soldati morti. Ripeto, 2 vittime nel settore 12. Richiedo rinforzi immediati. Abbiamo parlato con loro 1 minuto fa. Tutti i vagabondi sono qui. Arriveranno in massa. In sicurezza. Sì, signore. D'accordo, Emma. Al mio segnale, corriamo. Al segnale, corri. Capito. Ora, corri. Via, via! Di qua! Ecco, di qui! Non fermatevi! Zoe, dai! Ma che cosa facciamo? Resta vicino! Non vedo niente. Immaginavo. Non vedo niente. Non vedo niente. Non vedevo niente. 0. D'accordo, Emma. Al mio segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito? Ora, corro. Ok. Perché se li perdo, non ricordo più dove andare. Stai lontana dalla luce. Dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì. Certo. Azione, sono ovunque. Ok. Ragazzi,
attimo. Io mi mando. Qua sono già, qua sono già passato. Io ragazzi però però poi mi muso qua. E qua? Sì, ciao. Ti vedo. Devono essere passati. Ah, non vedevo sto. Riparite indietro. Sta uscita qua, non vedevo. Sto scuro. Finché non ci dicono diversamente, continuiamo. Rimanete giù. Forza, ragazze. Segui giù. Tanto mi è passata. Vedi niente. Via libera. Per ora tutto bene. Ok. No? Ma qua? Non mi ricordo, ragazzi. Li sento là davanti. Sì. Devono essere le potute luci a contrattare. Boom. Ok. Ma luci qua. C'è un passaggio. Boh, ok, possiamo. Boh, andiamo a fare provviste qua, andiamo per cosa. Anche da curarmi, anche se ne ho bisogno, adesso, però.
Boh, allora, aspetta un attimo. Se capimo. E qua. Ok. Siamo. Vieni, Joy. Arrivo, arrivo. Sono davvero tanti qua fuori. E come facciamo a superarli? Non si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Sono troppi. Tess. Oh, merda. È lì. È proprio il mio. Grazie. È la più. Chi va là? Cos'è stato? Prendiamoli! Ma è paruco. No. Attimo, presente lei. Sto fatto scoprire. Bravo. Ovviamente. Ok. Ehi, non ti vedo molto bene. Grazie. Più veloce. Ok. Benissimo. Su. Coprimi, mi muovo. Ti penso io. Tenetelo occupato. Non lo vedo. E tu? Negativo! Il perimetro! Quanti vedete qua? Forza, fai solo un errore. Lo vedi? Qui lui non c'è. Ma com'è? Tess, sai da che parte andare? Ma com'è? Oh, qua tantissime luci. E ora, scusami ragazzi, ma bisogna che mi concentra il più possibile. E ora, qua che siamo? Andiamo in mezzo ai fogni qua. Ok, qua in teoria che sei il picker. Potremmo passare di qui. Ok.
Sto scaricando anche la batteria. Demo de... Passare qui, passare qua, passare qui. E ora... Aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Aspetta qua, turelli. E ora. Qua che siamo, qua che siamo, qua che siamo, qua. Qua non mi capisco. E ora. Vediamo un attimo. E anche la brusa qua. Anche la busa. Qua le porta serata. Vediamo un attimo. E ora. Locale, però non mi ricordo cosa voleva fare, sinceramente non mi ricordo. Adesso montai sulle sky, qua cosa voleva fare. Apri una porta. Acqua. Busi, busetti e... Dai. Busi e busetti. Merda, merda, altri soldati. Aspetta, è ancora libero. Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Ricevuto, nei veicoli. Rimanete in ombra. Estuemo e luci, casomai... Spegni la torcia, va bene. Ok. Ne siamo. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta? No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. So Dio guardare. E ora... Oddio, guardare ora qua. Qua. Non vedo niente. Ovviamente non vedo niente. Qua non, qua non c'è verde. Boom. Qua. Aspetto. Carichiamo. E adesso dove è che andiamo? Qua. Culo, mi pare sì. E qua, mi segue. Oh! Ci siamo. Qua. No, qua. Qua sono Dio, tu non hai Dio.
Maria. Ah. Giusto qua, però. Scusate, sono i semini o mira, ragazzi, sono tornato indietro. Sono tornato indietro. Però mo adesso. Dove devo andare? Qualche indizio qua. Giusto andare via da qua però, daremo qualcosa. Tess, saliamo attraverso il condotto. Ah, ecco. E mi sono da fuori. Passiamo di qui. Baucco. Stai molto vicino. Ok. Stai vicino. Che andrà tutto bene. Statemi vicino che andrà tutto bene. Qua andiamo in mezzo. Wow, aspettatemi! Qua andiamo in mezzo e fogne qua. Andiamo in mezzo ai fogni. Dai! Bene. Sono andati. Tranquillità. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma oh, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Andiamo fuori di questo schifo qua di piova. Sperando. Dai. È lì che sito. Tutta una mano. Andiamo. Porca miseria. Ecco come sono questi edifici da vicino. Sono fottutamente alti. Quindi cos'è successo? Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibili. Ha funzionato. Per un po'. Tra 48 ore a partire da allora ci sarà la zona di quarantena del posto sarà un'altra eliminare minaccia l'infezione tutti i residenti hanno 48 ore di tempo per andare fuori nella zona di quarantena ci saranno ulteriori avvertimenti per la vostra sicurezza, ciao. Va bene, altre parole se ne andiamo. Sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi? Per ora. Dai. Bene, abbiamo anche compagnia con i nostri Freaker, con i nostri amici Freaker.
Bene. Tra poco concludiamo qui l'episodio. E mo? Cavolo, è un bel salto. Bene, palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. E ora? Dove è? C'è una tavola de... Manco. Dove è qua? No. Da qui. Ah, ecco qua. Fammi capire un attimo. Trovato qualcosa lì? No. Cerca. Cerca, dovrei essere la... Mi ricordo, una tavola di legno. Devo fare qualcosa? Sta alle vicino, per ora. No, oh, dammi una mano a cercare qua, eh. Non devo trovare una tavola di legno. Io del massimo, se non mi ricordo. Odio quando mi incastro su delle robe come pare di passare invece che si blocca. Vediamo un attimo. Tess. Arrivo. Mo? Fine? Ah, qua. Qua è una porta, però. La fine, ragazzi, qua. Poi era una po'
Qua, così una porta che vabbè. Giusto. Beh, saremo dentro qua, alla fine. Non capisco dove devo andare, ragazzi, qua non mi ricordo. Oh, ho bisogno di un suggerimento, qualcosa, eh. Suggerimento. Oh, bisogno di suggerimenti qua, ragazzi. Non mi ricordo più, eh. Non mi ricordo più. C'è una porta che ho aperto. Fine. Qua andiamo. Ragazzi, non ho più idee, non mi ricordo. Mi ricordo dove dovevo andare. Qua dentro? Imbusarte, ma... Vabbè. Ma vaffanculo. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è umano? Sì, potrebbe. Andiamo. È qua? Sì, è qua, mi ricordo. Adesso mi ricordo. Imbusarte dentro, dove? Ragazzi, siamo qua, che siamo, sì. Bene, adesso andare.
Qua. Qua. Non serve qualcuno, sì, bene, a fine. Prima. Oh cazzo, un clicker. Gesù. Cos'è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezioni. Quindi sono ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli, non appena sentite i click, devi nasconderti. Che l'edificio stia per cadere a pezzi. Occhio alla testa. Dammi una mano con questa. Cerchiamo provviste. Cazzo! Oh, è stata tosta! Puoi dirlo? Forse andiamocene in fretta. Allora ragazzi, io finisco qui l'episodio, Ci siamo prolungati anche troppo. Dai, concludiamo qui l'episodio e mi raccomando ragazzi, siamo arrivati adesso ai nostri amici clicker. Qui è un po' più, diciamo, complicato il discorso, il viaggio qua, perché qua adesso facciamo provviste, dopo più avanti c'è un clicker e dopo più avanti andremo più avanti la prossima volta. È difficile dopo abbastanza anni da quell'avventura PS3, che non mi ricordo, ovviamente è anche normale, tutti i percorsi, tutti i passaggi nascosti, porte di qua, stradette. E vabbè, importante ragazzi, importante che siamo arrivati. E mi raccomando ragazzi, condividete, mettete mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Va bene, ciao ragazzi, alla prossima!